Chiesetta di San Barnaba in via Panicale, angolo via Guelfa, non lontano dal mercato di San Lorenzo. Presentato venerdì 11 febbraio il progetto I Custodi del Bello di Firenze per San Lorenzo. Da gennaio i Custodi del Bello sono arrivati in San Lorenzo, chiamati anche da tutti i cittadini con diverse segnalazioni, per, diciamo, curare questa zona un po' martoriata. E da gennaio siamo partiti da Via della Stufa, come potete vedere poi sul tabellone, Via della Stufa, Via Taddea, abbiamo fatto via Guelfa. E la cosa, siamo qua in questo momento perché uno degli interventi più importanti sono stati fatti alla chiesa di San Barnaba, che era molto, diciamo, martoriata. Lì qui sono stati fatti tutto il portone, sia il principale che di lato, e dalla chiesa dedicata alla comunità filippina del quartiere, quindi una cosa molto importante. E continueremo per tutto il quartiere, perché San Lorenzo merita di ritornare ai vecchi splendori. È un bellissimo progetto, io ringrazio gli Angeli del Bello, l'associazione Insieme per San Lorenzo, perché soltanto insieme possiamo vincere questa battaglia contro l'inciviltà. Stiamo facendo molto, questo è un progetto che vede coinvolte anche persone che si reinseriscono nel lavoro, quindi diamo opportunità di lavoro e contribuiamo appunto al decoro e alla bellezza. Ci teniamo molto al quartiere di San Lorenzo, stiamo facendo tante azioni di qualificazione, ma sicuramente insieme possiamo renderlo più vivibile, più fruibile e anche un fiore all'occhiello della nostra città. Quindi possiamo tutti contribuire, lo voglio ricordare, attraverso la piattaforma online GoFundMe, quindi si può partecipare dalle piccole contributi e sicuramente mettiamo insieme tante azioni, decoro, il sociale e la bellezza. I Custodi del Bello sono una estensione della capacità della Fondazione degli Angeli del Bello con l'obiettivo di recuperare persone che hanno delle difficoltà economiche contingenti a lavorare in progetti di decoro urbano. E nel contempo viene data un'opportunità anche economica a queste persone in difficoltà, con la possibilità, come è successo nella prima iniziativa, di tornare sul mercato per essere assunte nuovamente in lavori, diciamo, affini a quelli che loro hanno potuto sperimentare durante questa attività. L'intervento di abbellimento, di riportare allo splendore questi beni così importanti della nostra città e soprattutto di quattro città italiane, ovvero Brescia, Roma, Savona e Firenze, quindi è un progetto nazionale dove noi abbiamo contribuito e sostenuto tutti e quattro gli interventi in queste città. Bisogna assolutamente sostenere il territorio italiano e il nostro paese.